Buongiorno a tutti, bentornati in montagna. Sta albeggiando, come potete vedere, che bei colori quelli delle nuvole. Sono ancora in Valle Olocchia oggi, per un itinerario simile al precedente, ma con delle varianti. Vorrei provare a inoltrarmi nella Valle Olocchia, che non ho mai visto in veste invernale. Arriverò alla testata, spero, vedo un po' come sono le condizioni della neve. Oppure vediamo un po' se salire sulla cima dei Turni e scendere a Baranca dove ero la volta scorsa. In questo momento sono all'Alpe Pianezzo. Oltretutto oggi è il 31 dicembre 2022, per cui ultimo giorno dell'anno. Buon anno a tutti e speriamo in un 2023 con tante gite in montagna. Qui all'Alpe Pianezzo c'è un bel pannello esplicativo, ora mi trovo qui, dovrò percorrere tutto il sentiero che passerà da Cabargiga, poi a Cangelli, da Cangelli mi inoltrerò in Valle Olocchia fino all'Alpe Curtet, poi salirò ad Anciùm e da Anciùm poi vedrò se salire alla cima dei Turni e poi scendere a Baranca dove ero la volta scorsa. Oppure se proseguire ancora fino alla testata, al lago della Balma del Pastore, e poi magari, boh, vediamo se arrivare qua, oppure fare la bocchetta del Cigulit e scendere salendo al Colle d'Ego ancora. Oggi si va all'avventura. Sono quasi all'Alpe Cangelli, da questa parte si vede bene il percorso per salire a Baranca, laggiù ci sono le baite della Rusa, qua invece c'è l'Alpe Oreto e lì c'è il Colle Baranca, qua invece si sale alla cima dei Turni. Da questa parte invece abbiamo lì il Pizzo Nona, qui il Colle d'Orchette e lì il Corno del Sole. Allora, sono a Cangelli, sono arrivato dopo un bel po', un bel traverso lungo quello lì, poi si perdono circa 80 metri di dislivello e si arriva all'alpeggio. Ora proseguirò in Valle Olocchia, c'è il sentiero, ho messo le racchette perché comunque, bene o male, la copertura, a parte qualche sasso, è continua e arriverò, vediamo dove arriverò. Andiamo avanti, la prossima tappa è Curtet. Ovviamente con la neve è tutto più impegnativo, lì c'è il pizzetto,
Volendo ci sarebbe questa via di ritorno alternativa. C'è un sentiero che taglia così il versante, arriva a Campostano. Tra l'altro è privo di neve, cosa positiva perché non è un sentiero da fare con troppa neve. Mentre qui di neve ce n'è, sono quasi a courtette. Alpe Courtette, di qua si sale a Campostano, infatti là c'è il pizzetto, di qua si prosegue in Valle Olocchia, che dove andrò io. Neve insomma come quella dell'altro giorno, sfondosa, tipo granita, alcuni punti più portanti, altri meno. Qui c'è il nucleo principale, belli arroccioni lì sopra. Lì è un po' povero di neve sopra qua perché prende un po' più di sole, mentre qui avanti sempre ben innevato. Anchum, devo proseguire di qua e poi risalire con la costa. Sono al bivio, qui prosegue il sentiero alto per l'Alpe Roncastello e di qua attraverso il torrente e salgo su all'Alpe Anchum. Una bella fatica arrivare fin qua, neve sfondosa, ma piano piano ce l'ho fatta. Ora, visto che il tempo è tiranno, si è già fatto tardi, la neve è lenta, proseguire fino alla testata della Valle Olocchia è decisamente troppo lungo con questa neve. Ecco l'Altiniaga, ma che bello. Per cui ho deciso di salire alla cima dei turni. Vado su così e vedo un po'. Poi decido se scendere dal versante opposto giù a Baranca oppure ritornare da questa parte, rifarmi il pezzo qui e salire a Campostano, sopra là. Oh, finalmente posso vedere la testata della Valle Olocchia in invernale. Sto salendo in direzione di quel roccione là in fondo, dovrebbero mancare 200 metri di dislivello, ma sto seguendo questa traccia di animali. E seguire una traccia di animali è sempre una buona cosa, proviamo ad andare in quella direzione. Ecco Anchum laggiù, sembra abbastanza lineare in questo punto. Mi infilo in quel valloncello lì, poi dovrò piegare a sinistra. Ecco, la cima dovrebbe essere quella. Taglio sopra così e poi su. Sono nel valloncello sotto la cima, che è lì. Ora salirò così, taglio e poi vado su. Come alternativa si poteva anche tagliare qua e poi fare la cresta. Poi mi sembra più comodo di qui. Mamma,
sega. Mamma mia, quel pendio lì, pazzesco. E ormai ci sono. Arrivato sulla crestina, ultimo pendio proprio da sfacchinata clamorosa e ultimi 30 metri. Cima dei turni, 2110 metri, l'ultimo pendio è stato un calvario perché è neve inconsistente con sotto l'erba e si sfondava proprio tutto. In compenso arrivare in cima è stato bello perché da qui si può spaziare su tutta la Valle Olocchia, la Val Baranca, si vede sotto Baranca, il lago di Baranca, il Colle d'Egua, super panorama sul Tignaga, si vede anche la Weissmiss. E tutta la pianura al di là col mare di nubi. Veramente bello. Non avevo mai salito questa cima, nonostante bazzico qui da parecchi anni. Però la volevo tenere appunto in inverno. E oggi l'occasione era buona. Danciun non è poi tanto, è solo l'ultimo pendio che è in piedi. Breve pausa e poi scendo dall'altra parte. Qui c'è l'ometto. E di qua tutto il panorama. Col pizzo del Moro che... Da qui è da veramente bello, qua sotto la cresta che farò scendere. Adesso dovrò girare questo salto, perché qui c'è un salto di roccia, dovrò girarlo da quella parte. Poi c'è una traccia di animali che percorre il crinale. Adesso vedo se scendere di qua e andare a riprendere la mia traccia di 4 giorni fa, che va al Colle d'Egua. Non so se si vede, ma da qui si vede benissimo. E poi scendo giù a Baranca, ecco Baranca. Lì c'è il lago, Villa Lancia, dov'è, la vedevo prima, eccola lì. Qui sopra abbiamo la cima Colmetta, il cimone, la quota 2331 che ho raggiunto appunto 4 giorni fa. Lì abbiamo il cimonetto, il cimone d'Olocchia, il Tignaga. Il Roncastello, la cima Passet, qui è tutto il vallone che ho fatto a salire, lì c'è l'alpeggio di Anchum, qua dietro soliti Stellihorn, Pizzo San Martino, Pizzo del Ton, si vede anche dietro la Weissmiss e il Pizzo d'Andolla, e di qua si va più verso il Sereno, qui ci sono velature compatte, là le cime svizzere con in fondo l'Adula, il Corno di Scarpignano, la Cima Cresta, il Capezzone, l'Altenberg e qui torniamo sul Pizzo del Moro. Qui tutta la strada mi farò tornare, scenderò a Baranca e poi giù di qua e lì tutta la valle, Soi e strada o vecchia mulattiera fino a Parcineto. Ok, sono pronto a ripartire, un ultimo sguardo all'orizzonte, sulle montagne valsisiane e la nebbia sulla pianura, nebbia, nuvole.
molto molto suggestivo. Traverso poco simpatico, proprio sotto la cima, per riuscire a bypassare sto salto di roccia. Ora l'ho fatto, qui c'è presa sull'erba. Faccio presa sull'erba con le racchette. Non vale la pena toglierle perché è molto breve. Proseguo in traverso sotto le rocce, sperando che non ci siano dei buchi. Ecco la cupola sommitale, sono sceso attraversando così e poi giù qua. Ora posso provare o a scendere di qua, che c'è un bel canalone svalangato, e lì c'è la mia traccia, la vado a riprendere, oppure continuo lungo la dorsale, supero sta gobba e proseguo giù di qua. Posso fare entrambe le cose. Ok, primo pezzo di cresta fatto, proseguo in discesa lungo il dosso. Vedremo, speriamo di non trovare salti o qualcosa del genere. Qui sembra molto appetibile. Ecco Baranca. Ho fatto una pausa mangereccia qui a Baranca, adesso non devo fare altro che seguire i miei passi di 4 giorni fa e farmi da in discesa fino a giù. Ecco lì la cima, sono sceso lungo la cresta, qualche tratto ripido lì da quella parte, ma sono sceso abbastanza comodo. Sì, non è una salita banale. Comunque richiede impegno, ci sono 2 o 3 punti delicati. Sono arrivato a piedi Baranca, qui c'è il sentiero ufficiale che sale a Cangelli, perché in estate si può venire qua con la macchina e si sale a Cangelli da qui, mentre io ho fatto stamattina il sentiero sopra, quello che è dal Pianezzo va a Cabargiga e poi arriva a Cangelli. Sto percorrendo la mulattiera che da soi mi porterà al punto di partenza, degna conclusione del 2022 questa gita. Una bella cimetta non ancora fatta e un bel percorso selvaggio. Non ho trovato nessuno, in 5 giorni ho fatto la traccia sia in Val Baranca che in Valle Olocchia. La gita di per sé non è difficile.
a parte l'ultimo pendio per la cima e il primo pendio in discesa, perché quelli sono ripidi e uno al ritorno è un traverso un po' scomodo, anche se breve, non è proprio il massimo. Però era un po' pelato perché scarica tanto lì che prende sole. Oggi purtroppo era un po' velato, non si è visto il sole tutto il giorno, a parte qualche raro sprazzo. Il 2022 è stato un anno importante perché è nato questo canale, per cui è doveroso da parte mia ringraziare tutti quelli che mi seguono, quelli che si sono iscritti. Speriamo che il 2023 sia altrettanto ricco e spero di dare sempre dei buoni spunti a qualcuno per delle belle gite in montagna. Buon anno a tutti e ci vediamo alla prossima gita. Ciao!